Buongiorno da BTV News. Oggi 18 dicembre è San Gazziano di Tours ed è la giornata mondiale del migrante. Era 1972 quando un camion che avrebbe dovuto trasportare macchine da cucire ha un incidente sotto il tunnel del Monte Bianco, nel quale 28 lavoratori africani originari del Mali perdono la vita. Nascosti nel camion da giorni, viaggiavano verso la Francia alla ricerca di un lavoro di migliori condizioni di vita. La notizia di questa tragedia arriva ai massimi livelli degli organismi delle Nazioni Unite e il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite adotta una risoluzione nella quale chiede alla Commissione sui diritti umani di affrontare il problema dei lavoratori migranti. La Convenzione per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie vede la luce solo il 18 dicembre del 1990 ed entra in vigore nel 2003. Nel 2000 le Nazioni Unite hanno proclamato il 18 dicembre come Giornata Internazionale del Migrante, data appunto dell'adozione della Convenzione da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.